Kiev è pronta a un cessate il fuoco unilaterale nell'Ucraina dell'Est. Lo avrebbe detto il presidente ucraino Petro Poroshenko, citato dalle agenzie stampa russe Interfax e Itartas. Vladimir Putin e Poroshenko si sono parlati al telefono nella notte. Negli ultimi giorni c'era stato un'escalation degli scontri. Ieri due giornalisti russi sono morti nell'est. Si tratta di operatori della TV Russia 24, il cameraman Anton Voloshin e il reporter Igor Karnelyuk, uccisi da colpi di mortaio durante gli scontri tra soldati filogovernativi e ribelli filorussi a Lugansk. Ieri, mentre a est si continuava a combattere, a gettare benzina sul fuoco delle relazioni bilaterali era arrivata la misteriosa esplosione di un gasdotto. La deflagrazione è avvenuta nella regione di Poltava, nell'Ucraina centrale, e non è ancora chiaro cosa l'abbia provocata. Per il ministro dell'interno di Kiev la causa è stata una bomba. Secondo l'operatore Ustream non ci saranno conseguenze sulle forniture di metano all'Europa.